Siamo qui con il signor Franco Casola che ci dà qualche cenno su questa azienda familiare. Tutto inizio con il nonno Francesco Casola, che classe 1905, negli anni 30 iniziò l'attività di commerci con la costiera amalfitana, con le prime fornaci del Salernitano, e man mano si è allargato con vendite di ceramiche più per le edilizie, pavimenti, rivestimenti. Poi pian piano con mio padre e i miei zii si è sempre più allargata. E con noi fratelli, terza generazione, siamo quattro fratelli, io sono il più grande, poi seguono due gemelli e il piccolino Vito, abbiamo iniziato con le esportazioni. Questa esportazione ci ha dato grande gratificazione, perché oggigiorno abbiamo il piacere di arredare le più belle case d'Italia e del mondo, ma non più con ceramiche per l'edilizia, quelle che possono essere pavimenti o rivestimenti, ma bensì con oggetti ornamentali. E abbiamo acquisito una certa specializzazione nella lavorazione della pietra lavica, la ceramizzazione e decorazione di supporti in pietra vulcanica, che oltre alla bellezza hanno anche una grande funzionalità e resistenza. Signor Casola, come mai l'idea dell'investimento, azienda che nasce a Positano e opera a Positano, come mai l'idea dell'investimento in quest'altra parte della costa? Siamo stati sempre amanti del territorio, legati alle nostre origini positanesi, però qualche anno fa abbiamo pensato di allungarci sull'altra parte della costiera amalfitana, sulle bellezze di Rimpettaia Ravello. Qua siamo nel sito di Scala, e è stata, diciamo, una gratificazione arrivare anche da quest'altra parte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, Creatore e Padre, che hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo, perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio. Che obiettivo si pone l'azienda Casola per il futuro, ovviamente sempre nel campo della ceramica? Quali sono i prossimi traguardi che vuole raggiungere? Ah, diciamo, siamo già fieri dei nostri traguardi già raggiunti con il sito di Positano, ma quello che ci fa piacere è essere esportatrici del nostro Made in Italy, ma soprattutto il Made in Costiera Amalfitana,
portare in giro per il mondo l'arte nostra applicata alle ceramiche. Questa è stata sempre la nostra missione e pensiamo di portarla sempre più avanti. Yeah.